cosa meravigliosa del Vangelo è scoprire che non dobbiamo sforzarci per piacere a Dio, ma è Dio che ci ha talmente amato da dare il suo proprio figlio, Gesù Cristo, a morire come nostro sostituto, a prendere su di sé i nostri errori, i nostri peccati, le nostre brutture, i nostri fallimenti, e al fine di redimerli e di introdurci nella famiglia di Dio e di introdurci nel mistero della vita trinitaria. Quindi ora siamo resi figli nel Figlio, e tutto questo è un'azione di grazie per mezzo dello Spirito Santo. Quindi non dobbiamo cercare di sforzarci di piacere. Noi, datosi che abbiamo scoperto che piacciamo, che siamo amati dal Padre ancora prima che noi venissimo al mondo, ancora quando eravamo ancora morti nei nostri falli, nei nostri peccati, Dio ci ha amato da dare il suo figlio a morire per noi. Quindi con questa sicurezza, con questa certezza, con questa pace gloriosa, vogliamo appressarci al trono della grazia, sicuri di essere accolti, di essere abbracciati dall'amore del Padre in Cristo, di essere avvolti dalla dimensione della benedizione dello Spirito Santo nelle nostre vite. Il cristianesimo non è una farsa religiosa, il cristianesimo è vita. Gesù Cristo è la via, la verità e la vita, ed Egli ci conduce nel seno del Padre. Gloria al nome del Signore, gloria al Padre, al Figliuolo e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.